Questa serata prevede la partecipazione di diversi artisti, come è ormai diciamo, entrato nell'abitudine di Alcantara Fest, dare un saggio di quello che rappresenta stilisticamente il festival, ossia l'unione dei suoni del folk, della world music e il collegamento tra le nostre culture e il resto del mondo. Per fare questo abbiamo scelto questo luogo, stasera in particolare Anfiteatro di Zafferana, ma la frazione del comune di Zafferana che si chiama Pisano, dove abbiamo trovato terreno fertile, terreno è il caso di dirlo, visto che si tratta di aziende agricole, agriturismi, in cui ci sentiamo ormai a casa e in cui sappiamo di poter programmare in tempo l'edizione successiva, anche senza avere, diciamo, conferme dalle amministrazioni, cosa che diventa sempre più complicata in un periodo come questo. Per fare questo ci avvaliamo della collaborazione di tantissima gente che crede in questo progetto. È il team dell'Alcantara Fest che voi trovate nel Deplian. Non mi voglio dilungare nei ringraziamenti, però un ringraziamento va fatto all'amministrazione di Zafferana che ormai è diventato un partner per la nostra associazione in questo evento. E poi voglio ringraziare delle persone particolari che spesso ci si dimentica di ringraziare e che sono invece fondamentali per la recita di uno spettacolo e sono i tecnici che hanno montato tutto questo. Lascio nuovamente la parola a Maurizio che vi dirà qualcos'altro e poi cominciamo subito con New Folk Global Connection Quartet. Mario, non ti allontanare perché lui rappresenta in questo momento la punta dell'iceberg delle cose che facciamo e questa serata è anche un po' costruita con tanti elementi delle nostre produzioni, dei nostri progetti che sono ormai consolidati e anche finanziati da istituzioni pubbliche importanti come il progetto New Folk Connections che è finanziato dall'Unione Europea, dal progetto Creative Europe. E inviterei proprio una piccola squadra del New Folk, dell'orchestra che è stata creata con questo progetto e che sono qui in rappresentanza di un tentativo di mettere insieme le musiche europee e anche extraeuropee per ottenere una nuova sonorità che racconti un po' le tradizioni di tutte le regioni e le nazioni che sono coinvolte in questo grande progetto di costruzione di un'orchestra di folk europeo e internazionale. Inviterei Carmelo Siciliano, Deborah Perry, Luis Murat e Ernesto Vargas. Questa serata è in diretta su Italia Festival TV. Italia Festival è una grandissima risorsa italiana e anche un hub europeo importante perché rappresenta l'unione dei principali festival italiani e noi come Rete dei Festival Siciliani siamo onorati di farne parte insieme a tantissime esperienze di altissimo livello. Se voi seguite italiafestival.tv potete vedere il ricchissimo programma di concerti di festival che vengono trasmessi grazie a un progetto realizzato con il Ministero degli Esteri che trasmette le nostre iniziative nell'ambito della rete delle ambasciate, dei consolati e degli istituti italiani di cultura. Io penso che dobbiamo però lasciare urgentemente la parola alla musica, al New Folk Quartet, che mentre si accorda poi avrà anche un ospite speciale a completare questa orchestra europea. Grazie, buon ascolto. Thank you.
Ciao Davide, come stai? Buonasera a tutti. Benissimo. Noi siamo i New Folk Quartet. È una gioia immensa stasera suonare dopo tanto tempo davanti a un pubblico. Per cui grazie a tutti, grazie all'organizzazione, a tutti quanti e buon ascolto. Ero io l'ospite speciale, diciamo. Certo, scusa, ho Grazie. mancato di dirlo. Scherzo, si scherza. Está mancas e mandem as ancas para frente e para trás. Bato palmas a compasso e cego o passo cá pelo rapaz. Faz como eu digo, se é que não sabes dançar. E vem comigo que assim te vou ensinar. Ai, bate o pé, vê como a gente se ajeita, bate o pé. Três passinhos pra direita, bate o pé, na poeira do caminho. Bate o pé, vê como a gente se ajeita, bate o pé. Três passinhos pra direita, bate o pé, assim se dança o bailinho. Pela encomiada, sempre ligeirinha. Se a senhora andou muito, há sempre uma fonte com água bem fresquinha. Vamos bailando pra essas tristezas, Maria. E só parás quando chegarmos à Romaria. Ai, bate o pé, vê como a gente se ajeita, bate o pé. Três passinhos pra direita, bate o pé, na poeira do caminho. Ai, bate o pé, vê como a gente se ajeita, bate o pé. Três passinhos pra direita, bate o pé, assim se dança o bailinho. Grazie mille. Questa canzone era una, bueno, sì. Era una canzone de Portogallo, della isola de Madeira. Si chiama Batti o Pé. E adesso facciamo una canzone molto interessante. De Calabria, Deborah Terry, a violoncello.
e si no parla di puliti, giro di con la voce zito. E facciamo ruota, e facciamo ruota, facciamo ruota, e facciamo ruota. Noi moriamo di, noi moriamo di, noi moriamo di una polverata. Nari, 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 quanto spreco di denari, quanto è bella la salute notte e giorno per suonare. Quanto è bella la salute notte e giorno per suonare.
no sabe para amores, tú tienes el sueño pesado en la orilla del tabloapán, ante noche mi mañana. Pasaste por la orilla que no ha querido me ver. Sandunga, Sandunga mamá, por Dios, Sandunga no seas ingrata, ay mamá de mi corazón. Sandunga, Sandunga mamá, por Dios, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Questa fu una sandunga messicana e adesso facciamo l'ultima canzone. Molte grazie a tutti, Alcantara, tutta la gente, grazie mille. Un cuore
voglio la ricotta, che io non faccio li biscotta. Non sbarro pane in buono e non ti canto e non ti sono. Non cocchio chiuni mei e non servi pistumari. A gramigna, anta la vigna e la racina mi comoni. Vanno via te, ciuccio petto da guaria. Vanno via te, salto passo tutta la via. Vanno via te, porto tutta la maria. Vanno via te, mi si svolta fantasia. Da tua voce, dinci te a me conosci. Qui la danza tutto passo, io sto ballo ti lo lasso. Non sento manco freddo, d'amore mi commoglio. Potenti come braccia, si lo sole cama brucia. Quando vira tia, cincio petto caporia. Quando vira tia, salto passo tutta la via. Quando vira tia, scordo tutta Vilmaria. Quando vira tia, mi si svuota fantasia. Dosti orni disgraziati, non mi carmano i pruriti. Dosti orni benedetti, ma ubriaco senza butti. Senza butti e senza vino, persi la testa al lumadino. Persi anche la ragione e ti vida tutti in noi. Quando vira Dio, cingio petto la guaria. Quando vira Dio, salvo passo tutta la via. Quando vira Dio, scordo tutta l'immaria. Quando vira Dio, mi si svuota fantasia. Mi venne l'ubiditto di vasare di lupetto. A diventare vastato, dallo sonno io ti vaso. Con la ucca e con le mani ti suonasse marranzano. Hey!
na na, quando la porta lo sciarrabba, con rote senza rote volo fece camminare. E na na na, quando la porta lo sciarrabba, con rote senza rote volo fece camminare. E na na na, quando la porta lo sciarrabba, con rote senza rote volo fece camminare. E na na na, quando la porta lo sciarrabba, con rote senza rote volo fece camminare. Grazie. Tanti altri artisti, New Folk Quartet. Davide Urso. Continuiamo con questa nostra serata, vedete i nostri tecnici, noi vorremmo fargli fare anche due bis, anche il tris, il quater, ma non è detto che più tardi non possano tornare sul palco. E chiamiamo il secondo ospite di questa serata, che è Carlo Muratori, che invito a spuntare, c'è Carlo, io l'ho visto, mentre... Il nostro grande Walter rimette in ordine, abbiamo un continuo cambio palco, ma efficacissimo. Carlo Muratori per me non ha bisogno di presentazione. Gode anche lui del pregio difetto dei folk singer. Posso chiamarti folk singer, Carlo? Mi autorizzi? Possiamo dire tutto. Rappresenta un pezzo della storia della canzone siciliana, della canzone in siciliano, della tradizione e anche della scrittura di nuove musiche, nuovi testi che siano in linea con la storia e con le produzioni che nel corso del tempo si sono succedute. Anche lui, e anche questa zanzara, anche lui tende come me a parlare un po', però noi facciamo affidamento sui tempi strettissimi ai quali ci siamo attenuti fino adesso. Veramente è un onore averlo per questa serata inaugurale di Alcantara. Con lui ci sarà Maria Teresa Arturi, che per l'occasione ha abbandonato il pianoforte per darsi alla fisarmonica, e ci faranno ascoltare un piccolo viaggio nel repertorio delle canzoni scritte da Carlo. Buon ascolto a tutti. Devi avere pazienza con me, come la candela con l'oscurità. La luce col miracolo ed il silenzio con la dignità. Devi
di avere clemenza con me. Come il foglio bianco con l'aridità, il sandalo d'un pellegrino, la pioggia d'oro con la siccità. E vedrai, ce la farò. Puoi crederci e non ti deluderò. Puoi credermi. Con me, come ala in volo con la gravità, la luce col miracolo ed il silenzio con la dignità. E vedrai, ce la farò. Non ti deluderò. Grazie, molte grazie. Veniamo da un periodo un pochettino così che ci ha dato delle suggestioni abbastanza sull'intimità e quindi diciamo di questo ha risentito anche la nuova scrittura, il modo di porgerci in questo nostro sud che poi l'ha avuta vinta da questo punto di vista questa grande battaglia. Ho sempre pensato, figuratevi se fosse stato a Gela, l'epicentro, quello mortale, quanto ce ne avrebbero detti. Va bene così, insomma, va bene, solo che forse bisognerebbe pensare a questa, ad unificarla questa terra. È un po' ancora troppo sud, nord, Lombardia, ancora ci sono delle cose che fanno di questo sud qualcosa di invivibile, di brutto, quando invece ha delle risorse che potrebbe veramente dimostrare un grande aiuto per la rinascita.
Se bisogna rinascere partendo dal sud. Secondo me bisogna veramente puntare al sud. E il fatto che qui si stia, fra virgolette, abbastanza bene, questo è già un segnale che bisogna puntare proprio da questo. Io ho cercato tempo fa di giocare con il significato del mio cognome, pensando al sud e pensando al bisogno che c'è di fabbricarlo, un nuovo sud, una nuova isola che non sia mitica o eccezionale, ma solo libera e normale, una isola normale. E ho giocato sul destino del mio cognome, ognuno ha un destino. Pensavo al capo della polizia tempo fa, si chiamava Manganelli, certo che lui aveva nel suo destino, che andava proprio a dirigere la polizia, come Riccardo Cristiano, un grande giornalista del TG1, che è stato mandato al Vaticano a fare i servizi dal Vaticano. È già nel cognome spesso il destino di una vita. Uno che si chiama Muratori non può che pensare a Cazzuola, a un basto, a fabbricare delle cose, e così è venuto fuori questo fabbrico. Fabbrico da sempre, come è scritto sul mio nome. Fabbrico paziente, mattone su mattone. C'è ancora sbagliando chi mi chiama al singolare, ignorando l'importanza politica del plurale. E il finale con l'AI che ci dice che siamo in tanti, proprio un grande gruppo di masci ed aiutanti che assistono allo sfascio, non riescono a demolire persone che per nome, per mestiere sanno solo costruire, solo costruire. Di tempo su una terra in mezzo al mare, la sua storia, il suo passato, mi piace puntellare casali di campagna, muri a secco, masserie, ovili abbandonati, antiche ferrovie. Mi piace dare un tetto alle parole siciliane, alcune preziosissime come perle di collane. Molte hanno le rughe, sono senza compagnia, mi piace custodirle, farne poesia. Farne poesia, curline, cucimento, pece intagliati, li ciaramiri, li finesse, li inferriati, i sulli mura, rapulissati, a poi li tetta sopra porticati, stennumatuna piputiri stari, d'incia di stanza dormire a pensare, li maci culi figli a ridire ai giocari, che aspettano li paci, che tornano a mangiare, che tornano a mangiare. Aggiusto le strutture per canzoni e serenate, rifaccio gli intonaci, i muri e le facciate, ripristino le stanze rendendole accoglienti, faccio entrare il sole rendendole lucenti, costruisco paesi e decine di città per tutti gli emigranti d'ogni tempo ed ogni età, per farli ritornare a vivere o morire là dove sono nati senza dover partire. Fabbrico le case, le chiese, le loro stanze proprio così come erano prima delle partenze, tutti i bar dello sport, i circoli della caccia, la loro gioventù, la forza nelle braccia, la forza nelle braccia. Currine, cucimento, peci intagliati, li ciaramiri, li finesse, li inferriati, i suli mura, rapulissati, a poi li tetta sopra porticati, stanno mattuna fipputi ristari, d'incia li stanzi a dormire a pensare, li maci culli figli a ridire a giocare, che aspettano li paci, che tornano a mangiare, che
tornano a mangiare. Metto ferro e cemento sulle ali della memoria, le rendo forti e stabili al peso della storia. Dimenticare come uccidere, non solo sderubare, e fare fuori il futuro, gettarlo in fondo mare. Vorrei fabbricare con l'aiuto della gente coscienze di ossidiana grandi quanto un monte per i morti ammazzati dal fuoco criminale, non lapidi, monumenti o pagine di giornale, con il loro ideale e il loro coraggio costruire insieme un grande villaggio. Fare di quest'isola non una terra mitica o eccezionale, ma solo più libera, bella e normale. Bella, normale. Purrine, cucimento, pecinta tagliati, li ciaramiri, li finestre, li inferriati, i suli mura, rapoli e sati, a poi li tetta sopra porticati. Stanno mattuna vi potiri stari, dincia l'istanza, dormire a pensare le maci, puli fichi, arridi, raggio carica, aspettano le paci, che tornano a mangiare, che tornano a mangiare. Grazie Maria Teresa Arturia alla fisarmonica. Pensavo in questo periodo così di reclusione, come avessi scritto tempo fa una canzone su Plica Polonica, quindi credo era il 2000, in cui mi ero ispirato a un cercare di tenere quieta la mente, una sorta di autodisciplina che mi imponevo grazie alla musica, alla scrittura. L'ho cantata nel periodo di marzo-aprile, la cantavo a me stesso e vedevo che aveva una sua funzione, una sua catarsi, e quindi l'ho ripresa a eseguire. Adesso io chiamo sul palco il contrabbassista con cui spesso mi esibisco e mi faccio accompagnare, che è Marco Carnemolla, non so se è già pronto. Respiro lento, tempo allo tempo, tempo allo tempo, tempo allo tempo. Thank you.
Baci signora forti puttanti, quieta lamenti, quieta lamenti, quieta lamenti. Grazie, grazie a Marco al contrabbasso, ha aggiunto, come si suol dire, profondità al significato del brano. Va bene. Pianoforte, mannaggia, ho studiato chitarra ogni volta per accordarla è un casino. E allora, Ianco e Finiosa è un altro brano che ha a che vedere con questo sud fatto di sale, che galleggia sul sale e su questo sale candido. Hanno buttato tanto di quel petrolio, almeno dalle mie parti, che lo hanno proprio, gli hanno cambiato i contenuti. Ecco, Ianco e Finiosa, è proprio quella canzone lì che parla di questa storia. Ianco e Finiosa, per la strada che porta al mare, laddove l'acqua si stringe, dove l'onda si fa fermare. Ianco e Finiosa, verso i campi di acqua e sole, che la luce dipinge. Egli cambia sempre colore e ci quaglia d'estate il sale. Ianco e Finiosa, il tuo corpo di donna al sole, come polvere d'ambra, gli occhi chiusi pronti a volare. Ianco e Finiosa, dentro il bianco che acceca il cuore, sulle macchine a vento, sui canali da ripulire e le caselle da solare. Finirà questo giorno, amore, questo incanto dell'isola, giungerà presto un'illusione a rubarci l'anima, scioglierà la montagna di sale sulla terra liquida, macchierà di menzogna e catrame questa sabbia candida. Ianco e Finiosa, senza un attimo per pensare, se una lacrima brilla, forse un sogno non è reale. Ianco e Finiosa, siamo su un'isola sotto sale, che quando viene la sera e quando sente ciauro di mare, la sua coda torna a nuotare.
fisarmonica, Maria Teresa Arturia. Guest star al contrabbasso, Marco Carnemolla. Grazie, grazie, grazie a voi tutti. Grazie, è stato bello. Grazie. È acceso, soprattutto uno straordinario Carlo Muratori, grazie Carlo. È sempre una grande emozione ascoltarti. Adesso, mentre il nostro grandissimo Walter ci aiuta a questo rapido cambio palco, proseguiamo nella nostra serata. Ed è per me, che sono nato e cresciuto in Calabria, un grande onore e un privilegio presentarvi Nando Brusco, qui alla mia destra, direttamente da Belmonte. Già il posto, potete immaginare, Belmonte, la parola stessa. Belmonte è un bellissimo paese che sta sulla costa tirrenica, in provincia di Cosenza. E lì Nando è cresciuto, sta, vive, con i suoi tamburi. Perché sì, vabbè, tu suoni il tamburello, Nando. Io devo intrattenervi qualche secondo, ma noi siamo veloci perché abbiamo uno splendido service che ci supporta, e gli farei un applauso a Walter, ad Antonio, a tutti i loro collaboratori e anche a tutti i tecnici che stanno trasmettendo online questa nostra serata. Nando suona purtroppo il tamburello, vedete, un piccolo, sì, un piccolissimo tamburello, e niente, io non ho niente da dire se non che viene da Belmonte, si chiama Nando Brusco, Belmonte è già bello, questa cosa vi è sufficiente. Per cantare e per contare, signora noto. Per cantare e per contare, signora noto. A voi signore siete, a voi signore sì, i buon trovati, i buoni trovati. Thank you.
il cuore che batte d'Urano e di Gea, narra del mito l'eternità, antichi canti di sacerdotesse mediterranee di civiltà, dove la terra è vita ed è morte, dove nel sole c'è Apollo e lo sai, dove Dionisio ti guarda più forte fra mamma Africa e Magna Grecia. La canta un tamburo, la storia del mondo, fatta di vita che viene e che va, di antichi canti, di dolci ballate, cantate al vento di un'identità. Grazie. Umme Mari, signori, è il Mar Tirreno. Vengo dalla Calabria, dalla costa tirrenica, appunto. E questa storia che voglio raccontarvi parla di mare, parla dei pescatori delle mie zone, che avevano dei canti tradizionali che io ho recuperato, nei quali esprimevano le loro conoscenze. Per esempio, dicevano che bisognava, nei casi di maltempo, orzare. Bisognava mettere la prua della barca, insomma, in una direzione ben precisa, cioè fra ponente e gli scogli di Isca, che sono degli scogli presenti sulle nostre coste, che sono stati sempre dei riferimenti per i pescatori della zona. Insomma, in buona sostanza, bisognava mettere la prua della barca in direzione di nord-ovest, perché è là che si trovava riparo nei casi di burrasca, nei casi di maltempo, perché, come mi diceva Uzi Giovanni Palaciune, un pescatore del mio paese, quando si ammara non c'è niente, veniva un malo tempo, non andò. Quando si ammara non c'è niente, veniva un malo tempo. Dice che un giorno Uzi Giovanni Palaciune, che era un giovane pescatore, era imbarcato con il suo capociurma, che era il proprietario della barca. E allora Uzi Giovanni si accorse subito che il tempo stava cambiando, lo capito come era divenuto fresco il vento, da come viaggiavano le nuvole. Allora disse che bisognava fare delle cose, bisognava orzare, erano intenzioni e manovre giuste da fare, ma non ce ne fu il tempo. La burrasca arrivò in tutta la sua forza, in tutta la sua veemenza. Allora Uzi Giovanni Palaciune, che era un giovane pescatore in preda al panico, sapete cosa fece? Pronunciò delle parole. Erano strane parole, erano le stesse parole che pronunciava sua mamma quando c'era cattivo tempo a mare.
Erano parole antiche che lui iniziò a far fugliare fra le labbra, a biascicare. Erano parole che avevano un sapore magico. In bocca a voi, e voi che sì, e bocca a voi, e voi che sì, e bocca a voi, e voi che sì, e bocca a voi. Cavò che sì, mo cavò, cavò che sì, mo cavò, cavò che sì. Orza patrono calo vente fresco, orza patrono calo vente fresco, calaria semente alle burrasche, calaria semente alle burrasche. Oh, issa, e orza patrono c'è aria e fora, orza patrono c'è aria e fora, cascine mare scinne, cascine mare, cascine mare scinne, cascine mare. Oh, Isa, oh, Isa, caminta la prua fra ponente e lisca, minta la prua fra ponente e lisca, calla ci ama fa Natale e Pasca, alla ci ama fa Natale e Pasca, alla ria seminte alle burrasche, alla ria seminte alle burrasche, alla ria seminte alle burrasche, alla ria seminte alle burrasche. Ci sono tre cuve a mare, una d'acqua, una è vento, una te aria che ti bocca mi pari. Santo Giorgio, non dormire. Ci sono tre cuve a mare, una d'acqua, una è vento, una te aria che ti vuole besare. Santo Giorgio, non dormire. Ci sono tre cuve a mare, una è acqua, una è vento, una te aria che ti vuole besare.
che sì, bocca vo, vo che sì, bocca vo, vo che sì, bocca vo, vo che sì, bocca vo. Oh, che sì, bocca a bocca, che sì. Grazie. Santo Giorgio non dormire, che ci su tre cude a mare, né acqua, né vento, né aria che ti vuol besare. Quando le donne dei marinai, le loro mogli, le loro madri pronunciavano queste parole, le accompagnavano sempre con dei gesti precisi. Con in mano un coltello, una lama, queste donne tagliavano letteralmente queste cude sifune, queste trombe marine che comparivano all'orizzonte. Lo facevano perché dovevano proteggere i loro uomini, banalmente, in qualsiasi modo. Dovevano assicurarsi il fatto che gli uomini, le barche e il pesce pescato scendesse a riva. Ora a me piace pensare che questa grande conoscenza in mano alle nostre nonne, io ho visto mia nonna tagliare e cude i sifune, l'importante non è il risultato, l'importante è il valore del gesto, naturalmente, provenga da una storia antica che appartiene alla mia terra, ma appartiene un po' a tutto il sud, anche a questa terra straordinaria. Ne approfitto per ringraziare un uomo, uno che voi conoscete, parlo di Mario Gulisano, che mi ha dato fiducia, mi ha dato la possibilità di essere qua, e di questi tempi vi assicuro che è tanta roba, ma tanta. Quindi grazie Mario. Sì. E allora questa conoscenza mi piace pensare che possa venire da lontano, e c'è una storia, una leggenda, che in realtà poi come tutte le leggende ha anche delle ricadute veritiere, che parla di alcune donne che un tempo, stanche di aspettare questi uomini impegnati in queste interminabili guerre, decisero di prendere il coraggio a due mani, imbarcarsi e andare a fondare una nuova città. La città che hanno fondato si chiama Locri e Pizzeferi. Erano stanche le donne di Grecia ad aspettare i mariti tornare, notti su notti passate in attesa, senza l'amore da consumare, senza l'amore da consumare. Passano i giorni, poi passano gli anni, quando gli uomini partono in guerra, ma se tradisci sei una donna infame, come il soldato che lascia sotterra, come il soldato che lascia sotterra, terra, terra, mare, terra, mare, mare, terra, madre, Yahweh, oimà, Yahweh, mamma. Perciò le donne decisero un giorno che a Monte Zefiro bisogna andare per costruire, partendo da un forno, un mondo nuovo dove abitare, un mondo nuovo dove abitare. Che certo è difficile viaggiare a sud, là dove il vento diventa minaccia, ma se l'oracolo disse laggiù, bisogna prendere il vento in faccia, bisogna prendere il vento in faccia. Vento, vento, mare, vento, mare, mare, terra, madre, Yahweh, oimà, Yahweh, mamma.
L'Ocrepi Zefiri nacque così da donne greche che vennero in barca. L'Ocrepi Zefiri nacque così, l'ocre sinonimo di matriarca. L'Ocrepi Zefiri nacque così da donne greche che vinsero il mare. La nostra storia parte da qui, da una leggenda da raccontare, da una leggenda da raccontare. Terra, terra, mare, terra, mare, mare, terra, madre, mare, mare, terra, madre. Grazie. Allora, io vi ringrazio ancora di cuore a tutti voi, naturalmente, che avete scelto di venire qua, di partecipare. Anche questa è tanta roba di questi tempi, veramente, vi dico la verità, è così, quindi vi ringrazio. Vado verso la conclusione, perché naturalmente ci sono ancora altre cose da poter ascoltare, e quindi vi dedico quest'ultimo brano. È un brano nel quale cerco di interpretare un viaggio, è un po' un viaggio archetipo, rappresentativo del meridione, del sud. Si può leggere in tanti modi, come immigrazione, come spostamento, come conoscenza, come abbandono, come ritorno. Non ha parole, le parole cerco di farvele arrivare attraverso il tamburo. Thank you.
Grazie. Grazie. E chiamerei a questo punto sul palco un amico, questa sera l'avete visto fino a mo' in veste di presentatore, ma in realtà lui è un musicista oltre che tante altre cose, e quindi chiamerei qua sul palco Maurizio Cuzzocrea. E dunque, questa situazione è figlia naturalmente delle nostre origini comuni, del fatto che apparteniamo a questa terra, ma in realtà alla Calabria, naturalmente intendo, anche se lui è un po' di anni che vive a queste splendide latitudini, ma è figlia anche di un'intenzione vicina, un'affinità anche musicale, un modo di vedere. Abbiamo avuto possibilità di scambiare due chiacchiere, ve lo dico, mi ha fatto assaggiare anche delle produzioni proprie abbastanza interessanti, non dico altro perché sennò poi Mauri... chissà che legali, eh? Sì, sì, no, parliamo di liquorini, di formaggi. Formaggi non erano produzioni proprie, ma mi ha parlato di persone locali che producono delle cose straordinarie, e quindi le affinità sono arrivate anche a tavola, come spesso succede in queste occasioni. Mauri, io credo di aver detto anche abbastanza, tu ti sei accordato su questo discorso chitarristico? Ancora no. Dunque, in questi casi sapete, succede sempre che il pubblico capisce la situazione e fa un applauso per stemperare un po', ecco. Cioè, diciamo, l'applauso spontaneo è una delle cose più belle che c'è in queste dimensioni, diciamo, di scena, di pubblico e di personaggi che stanno sulla scena in cerca di autore e in attesa di un accordatore che fa pure rima. E dunque, il tamburo che sto per utilizzare non l'avete ascoltato fino a mo'. grazie, siete persone di magnà, di buon cuore, grazie, non c'erano dubbi, naturalmente. No, vi svelo un fatto, questo è un tamburo che è proprio costruito qua, un po' più a sud di qua, precisamente a Scicli, da un grande costruttore, giovane ma bravissimo. Ci tieno dove l'ha passato in me. Bella
cantare ci vena, a cantare ci vena. Samariano, campanello vostro come l'ondina. Samariano, Samariano, campanello vostro come l'ondina. A vilonde noi e Samariano cuore mi. A vilonde noi e Samariano cuore mi. Samariana, sentami una volta, io fare in una pozzo chiusa vita, a capo mi ferria come una rota, Samariana figlia saporita. Samariana, io ero di primavera, chi se la bandiera della libertà. Samariana, io ero di primavera, chi se la bandiera della libertà. Coro se giovani muoro, calasso la ma bella accomodata, ci lascio una catena e chi pallova e no gaggio carica e no gaggio carica dalla mattinata. Maladiresa mia maladiresa, com'è bello che ti starare a casa, mangi lo salame e Dio l'ha presa, maladiresa mia maladiresa. Vorrei morire in zano forne pezze, in zanna maria china e di ricotte. Vorrei morire in zano forne pezze, la sala farà mia sta mala morte. Mala di resa mia, mala di resa, com'è bello tutti a stare aro fresco, dove varrà cannate di aro fiasco. Mala di resa mia, mala di resa. Coro se giovane muero, calasso la ma bella accomodata, ci lascio una coperta e due lenzuola, se c'è con moglie là, se c'è con moglie là, e se c'è con moglie là, forte vernata. Come bello buon campare, prima mettere to parare, prima rare, dopo mettere pecche, l'uomo non è di petare, chi non è di petare, l'uomo lo limone, non è dopo, non è dopo, lo limone, non è falsa lo sapone. Cantalo dalle scotolare venne, ve la sa buonanotte, diamo l'inni, ve la sa buonanotte, diamo l'inni. Grazie. Grazie, Maurizio Cussocrea. Nando Brusco, ci siamo Grazie. Divertiti ad attraversare le nostre canzoni. Dei paesi che guardano il sole che tramonta nel Tirreno, esatto. E che ci fanno trovare bene insieme. E a questo punto io, visto che sono qua e ho la chitarra, chiamerei Marco Carnemolla e Mario Gulisano, se vengono, perché ad Alcantara Fest tutti fanno tutto. Quindi cosa pensate, che Mario Gulisano, il grande direttore artistico di Alcantara Fest, poteva cavarsela senza suonare stasera? No. Marco c'è? Sì, pagato, pagato. E visto che ci siamo, lasciate che i bambini vengano a noi. Visto che ci siamo, vi raccontiamo una favoletta.
che è una storia molto bella, calabrese, una ricostruzione di un canovaccio tradizionale che racconta del fallito matrimonio tra il cane e la gatta. Questa storia molto, molto educativa e interessante è in calabrese del nord, cosentino diciamo, ed è un omaggio che vogliamo fare questa sera a due grandi amici, due grandi interpreti del folk calabrese che sono Mario e Sergio Artese, da cui io ho appreso tante cose, sia per questo strumento sia per le cose che cantiamo. E questa favola in cui il cane e la gatta non riescono a sposarsi perché il matrimonio preparato con tutti gli animali, voi riconoscerete sicuramente i nomi di tutti gli animali che appariranno in questa strofa, in questa filastrocca, non riescano a sposarsi perché c'è un topo affamato che mangia i documenti e finisce che il topo scappa perché lo scoprono, la gatta insegue il topo, il cane insegue la gatta, e quindi c'è anche la morale, perché c'è sempre uno più grosso che cerca di mangiarsi uno più piccolo. Lucani una mattina, non avvia niente che fare, e sta non c'è la chiazza, ma gatta che sto passare, e forse per lo soli che l'ha fatto sbagliare, a una volta si ha deciso che sta l'ora mensurare, e va di mamma gatta alle cerca della figlia, dinari non ne tena e dote non ne piglia, capanza la crianza, la botte può l'avanza, e a tutte le altre cose ci pensa di maggioranza. La gatta è fatta zitta, Lucani te marita, se io caglia tu banno, che grava va zumbanno, ciuccio varre di anno, capita le malanno, che panza che non scropa lo cefo, t'arrivo, ta coniglia rizia svota, che prena nata vota, anni anna palla rota e a balla per la zapopa. E Lucia de Marzo, lui orde più contratto, ma la settimana prima le carte sono già fatte per nulla per dire. La sperta gattinella le vada ad ammucciare dentro alla cascitella, e meglio che le carte la sta ammucciando, lo suricino gruppo tutta la sta sfiando. Compari suricino, si carto, vedo cari, compari gattarella, le mie te puoi fidare. Ma pensa un suricino, se la di sta ammucciare, e ammuccia roba buona, e roba da mangiare, e io caso di uno. Non mi ricordi quando la gatta non so bene se mi ne figlio tanto, ma fammi già se pizzo, cavargo come pazzo, e di tutte quelle carte non c'è rimasto lazzo. Ma fammi già se pizzo, cavargo come pazzo, di tutte quelle carte non c'è rimasto lazzo. Preparate lo festino, c'è puro con giardino, non dominare un vino a casone, lo violino e una forbicella vascia che suona la gran cascia, lo scoccio pure il ciccio che sono tamburetti, e c'è buono carcarazzo a chi fanno canto pazzo, lo passo pannaroti a balla balla sapopa. E Lucia de Marzo, lo Iorn è arrivato, davanti di la chiesa ci sono le metali, e capo testa a tutti, ci sono le due compari, Urizia Cucuvezza, vestiti senza quali, o zino con la zita, lo sanno per arrivare, davanti di lo voglio, ma vanno a censurare, l'uio che è zimorato, presso a due locali, se tu devo insurare le carte mai donari. E Lucani, sì signore, e le dugno impressa, l'idena dentro cascia, la sposa mia promessa, la gatta poverella, rapa la cascitella, e dentro che ci trovella, c'ho la cordicella, ma c'ho un matrimonio, non c'è potuto fare, sulla tenu festino, e che destino amaro, ma c'ho un matrimonio, non c'è potuto fare, sulla tenu festino, e che destino amaro. Lucani che è diritto, l'affronto si assegnate, a dove ranna gattella, bella esecutate, la gatta consolata, e ti cantiremo chianti, a dove ranno, sori c'è lo figlio e si lo mangia, lo sori c'è di tutti, e lo c'è un guaiato, per non si faccia fare, da un gruppo si è ammucciato, ammuccia da muccione, Lucani un leone, la gatta diventa rosa, e a balla balla sa poca. Grazie. Mario Culisano, Marco Carnemolla, Maurizio Cozzocrea, perché ad Alcantara Fest tutti fanno tutto. E concludiamo questa nostra serata con altri due ospiti straordinari e speciali che inviterei Mario a presentare insieme a me, perché fanno parte di uno dei progetti che costruiscono Alcantara Fest e costruiscono le nostre produzioni. Sì, Alcantara Fest è anche un luogo dove si incubano idee,
si incubano prospettive artistiche, una delle quali è Ethno Sicily. È un workshop internazionale che nasce 30 anni fa in Europa con il sostegno della comunità europea per dare un'opportunità ai giovani musicisti non professionisti di praticare la folk music insieme. Lo spirito è quello di stare insieme, di condividere uno stesso spazio e di scambiarsi buone pratiche musicali, imparando le canzoni tradizionali che ognuno dalla propria etnia, dalla propria cultura è capace di portare all'interno di questo gruppo che si costituisce. Nato 30 anni fa in Svezia, questo etno si è espanso in tutto il mondo, oramai conta quasi 20 campus internazionali di cui noi, che sono disseminati lungo il corso dell'anno, di cui noi facciamo parte in questo mese di luglio, fine luglio, inizio agosto, da 2 anni, con grandissimo orgoglio, perché portare 30 giovani musicisti in Sicilia e far assaporare il gusto della Sicilia e soprattutto dare l'opportunità anche ai giovani artisti siciliani di incontrare musicisti che provengono da altre parti del mondo, da altre culture, che suonano altri strumenti, è una opportunità sicuramente imprescindibile. È anche lo spirito stesso della musica, quello di stare insieme e di condividere una fetta della tua cultura. Quello che abbiamo fatto quest'anno purtroppo è stato quello di cancellare il campus, ma ci è stato offerto l'opportunità di creare una mini edizione di Ethno Sicily che abbiamo voluto ospitare con alcuni leader e alcuni partecipanti della rete internazionale che ci sono stati mandati. Abbiamo raccolto un piccolo gruppo che sta provando insieme in questi giorni a Zafferana per la prima volta in Sicilia. Ospiteremo adesso sul palco, per chiudere in bellezza. Ce li abbiamo già. Lo so che tu stavi andando. Si è materializzata. E potevi continuare per ore e ore, ma abbiamo già Suchet e Albin dalla Svezia e dall'India. Ci faranno sentire. Non lo sappiamo che ci faranno sentire, ma ci fidiamo. Buon ascolto e grazie. Grazie Mario. Ciao a tutti. Buonasera. Come state? Come siete? Mi chiamo Suchet, and with me is Albin from Sweden. I will switch to English. I work as the global coordinator for the Ethno Project, and we are both artistic leaders in this project, artistic mentors. Our work is to support young musicians from all over the world to make their culture known, to make them meet other friends, to make them travel, and also to bring back with them a lot of richness in terms of experience and in terms of music. They say in Siciliano che ricco di amici è quasi de guai. So, è povero de guai. I'm learning, and I really find this language and this music very beautiful, as we heard this evening. Before we begin, I want to say how important it is that we support young musicians from Sicily, from every culture. We have both, Albin is from Sweden, and I have worked there for 11 years in the project there, which is the first country that started Ethno 30 years ago. And in these 30 years, the project has spread to 33 countries. And starting this year, we will add another 15 countries. So it is growing rapidly as a way for people to get to know each other, as a way for people to share their music, as a way for people to connect. And I think we all know how important this is in this time. Ethno Sicily will perform in Sotto I Pino on the 1st of August. And we have some beautiful musicians from all over the world there. Ethno Sicily, say a big hi. Woo. So we have musicians from Sicily, from Estonia,
from Hispania, from Portugal, from India, and from Sweden. And we hope you will come to see our performance on the 1st in Sotto e Pino. Is it on? Do we hear that? Again. Okay. Keep playing, keep playing. Sorry, we're just sorting out some technical situation for Albin. I can take a moment to introduce to you this instrument. It's very similar to so many beautiful instruments we saw played today, but maybe not the largest one you have seen. But something very special about this instrument is that you can bend the notes. And it comes from the southern part of India, from the classical tradition called Carnatic classical music, and the name of this instrument is Kanjira. And what my friend Albin is playing is an instrument called the cithern. Maybe you want to introduce it? Yes, so the cithern, not the sitar. The cithern is, you could say it's the younger sibling of the bouzouki, which you heard earlier. During the 70s, musicians from both Sweden and Ireland visited Greece and fell in love with the bouzouki and the bouzouki music. And eventually they had to go back to Sweden and continue playing home in Sweden. And then they started to experiment with the bouzouki in their own traditions. And after several years, it looks very different, but still shares similarities with its older relative. And what we're going to play for you now are two polskas. A polska is a type of dance which is very common in Sweden. And it has also traveled to Sweden from Poland. And has stayed in Sweden up until today. Many very common dance. So, let's go. Thank you.
Non ci diciamo, non ci si piglia se non ci si assimiglia. Thank you. Thank you to all my beloved and dear Sicilian friends for teaching me your beautiful language and sharing with me your culture and music. I love it. We're going to finish with a tune from the border region between Sweden and Norway. And that particular place is quite interesting because Norwegians and Swedes have, of course, mingled a lot with each other and traded music and food and what else. And also in the same area, a lot of Finnish immigrants moved there and brought their music and culture. So it's a big melting pot of the Nordic countries, which has created a really cool musical tradition in that area. And what you're going to hear is a halling. Halling is also a type of dance. The other tunes were couple dances. This one is a solo dance. And if anyone wants to dance a halling, you need a hat, and you need a stick, and you put your hat on the stick, and then you kick the hat, and then you have danced the halling. All right. We also want to say a very big thank you to Mario, to Alcantara Fest, and to Associazione Darshan for the wonderful work they're doing, and it's highly appreciated. Thank you very much.
Grazie mille. Alban Bruberio from Sweden and I'm Sucheth Malhotra from India and Belgium. We hope you will continue to come and join us at the Alcantara Fest. It's tomorrow at Sotto I Pino. Ci vediamo domani. Grazie. Grazie e grazie soprattutto a tutti voi che avete partecipato a questa nostra prima serata, questa serata di gala di Alcantara Fest. Avete visto il nostro programma che continuerà nei prossimi giorni a Zafferana. Ci saranno numerosissimi concerti ma anche tante attività, ci sarà una ristorazione dedicata anche ai contenuti del festival, ci sarà un'opportunità per i bambini, per gli adulti, per tutti quanti. Questa serata si conclude, si è conclusa con questo straordinario intervento internazionale. Vi ringraziamo, vi vogliamo dire anche che oltre a essere stati questa sera in diretta su italiafestival.tv, il nostro festival Alcantara Fest sarà in diretta sul nostro sito per tutte le serate. Chiederei a Mario di spiegarvi anche come funziona tutto questo. Sì, l'esigenza nasce dalla necessità di collegarci con i nostri ascoltatori, fan, gruppi che quest'anno non sono potuti venire, non ho messo in programma, ma per esigenze ben note non sono potuti venire. Però abbiamo detto mettiamoci online, facciamo vedere il festival a tutta questa gente. Sarà possibile attraverso una piccolissima donazione a partire da 3 euro. Trasmetteremo la prima serata dell'Alcantara Fest a partire da domani sul nostro sito www.alcantarafest.it. Così dal mondo ci potranno seguire come speravano di fare magari tanti e non sono potuti venire. Noi vi salutiamo, ma lo facciamo insieme a tutti gli artisti che hanno suonato stasera: New Folk Quartet, Carlo Muratori, Nando Brusco, Sucheth Malhotra e Albin. Li invitiamo sul palco a salutarvi e ci vediamo da domani a partire dalle 18. Vi invitiamo a bere un drink al festival a Pisano. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato con noi, i nostri tecnici Walter Puglisi, Teresa, raggiungici, Teresa e Carlo, tanta gente è venuta anche per voi, no? Grazie, a domani.